Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Chiare Lettere ha pubblicato un libro, titolo Un autunno d'agosto, da consigliare a un ragazzo che volesse sapere cosa si celebra domani, festa della liberazione. Scritto da Agnese Pini, racconta la guerra partigiana e le rappresaglie dei nazifascisti, in questo caso la mattanza avvenuta a San Terenzo Monti tra Liguria, Emilia e Toscana, dove vennero uccise 159 persone, in prevalenza donne e bambini. Era il pomeriggio del 19 agosto 1944 e la strage fu accompagnata dal suono di un organetto. L'autrice, che oggi dirige i quotidiani La Nazione, Il Resto del Carlino e Il Giorno, quel 19 agosto perse la bisnonna, mentre fu per una combinazione di scelta e caso se la nonna Yolanda sopravvisse e se dunque lei stessa oggi esiste. Stragi analoghe in quelle settimane avvennero a Nozzano, 69 morti, a Sant'Anna di Stazzema, 560 morti, a Vinca, 162 morti, alla Certosa di Farneta, 12 morti, alle Fosse del Frigido, 159 morti, a Bergiola Foscalina, 72 morti, a Marzabotto, 770 morti, sempre in maggioranza donne e bambini. A quasi tutti i massacri, la 16ª divisione delle SS non partecipò da sola, ma ricevette un aiuto fondamentale per la logistica e per la ferocia, quello degli italiani della Brigata Nera Vittorio Ricciarelli. Si facevano chiamare mai morti. Di loro, la nonna di Agnese raccontava che li distinguevi dai nazisti perché erano vestiti di nero, portavano una reticella sulla faccia per non farsi riconoscere e mentre ammazzavano e violentavano e bruciavano e torturavano, suonavano un organetto. Li comandava il colonnello Giulio Lodovici, che dopo la guerra visse tranquillo e impunito. Tornarono presto in libertà anche i suoi uomini, accusati di crimini atroci e messi in salvo da amnistie, condoni e indulti. L'inchiesta racconto di Agnese Pini ci restituisce ora un po' di memoria e di verità. Siamo in